quanto è stato difficile documentare la vita di un uomo che ha fatto la storia della moda italiana. È stata una grande responsabilità perché appunto Giorgio Armani ha veramente rivoluzionato il vestire del Novecento, ha saputo dare un'immagine a tutta la seconda parte del secolo scorso e continua ancora a influenzarci con questa sua visione della moda che veramente resterà nella storia e già nella storia del costume. È stato difficile più che altro scrivere un libro senza la collaborazione diretta dell'interessato, del protagonista, perché Giorgio Armani è noto anche per la sua grande riservatezza. In realtà poi raccontare la storia di Giorgio Armani non è stato difficile perché ha lasciato delle tracce indelebili, non solo nella moda ma proprio nel costume italiano, nella concezione italiana del gusto. Oggi dici Giorgio Armani e dici automaticamente Made in Italy, dici automaticamente un certo modo di intendere le cose anche a livello proprio produttivo, industriale, eccetera. È una persona che ha rivoluzionato un intero settore e ancora oggi in giro per il mondo, se il Made in Italy gode di tanto prestigio e di tanta stima da parte di tutti, e grazie a questi grandi personaggi italiani che sono gli stessi italiani, Versace e via di questo passo, capitanati assolutamente da Giorgio Armani. Perfetto l'ancora oggi, perché Armani è l'unico che non ha venduto. Questo è un aspetto affascinantissimo della sua personalità, del personaggio e anche del manager Giorgio Armani. In un'epoca in cui tutti i marchi si svendono al miglior offerente, anche perché c'è oggettivamente una crisi in atto che impone di fare questo tipo di scelte, Giorgio Armani è l'unico che ha le chiavi della sua azienda. E io credo che sia ammirevole anche per questo, perché è un personaggio che l'ha fondata anche a costo di grandi sacrifici, perché gli inizi non sempre sono facili. Gli inizi di Giorgio Armani sono stati comunque degli inizi complessi e continua ad essere lui non solo il proprietario, ma proprio la guida anche spirituale della sua azienda. Io trovo che l'uscita di un libro debba segnare per forza qualcosa di nuovo, anche per rispetto della materia carta che scarseggia. In questo libro credo, rispetto al passato, si trovi qualcosa di diverso da un punto di vista sentimentale, emotivo. Ho cercato di raccontare l'intimità di Giorgio Armani, ho cercato di raccontare le sue origini, la sua infanzia, tutto ciò da cui appunto ha origine questa sua visione molto speciale della vita e dello stile. Credo di aver aggiunto questo e spero che anche al diretto interessato questa cosa faccia piacere.